Bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere una delle poche carte che facilmente distrugge il Pekka. Di che carta sto parlando? È la Torre Inferno. La Torre Inferno, perché la Torre Inferno? La Torre Inferno dopo qualche secondo inizia a menare 1000 di danno al secondo. E, andiamo ad aprire un pacco omaggio. Oro, Torre Inferno, Bombarolo. Visto che siamo money. Torre Inferno di nuovo, cannone. Allora, perché Torre Inferno? Io ho subito una sconfitta, a parte di questo qua che non ho capito perché mi ha battuto. Vabbè, comunque un po' di tempo fa, ecco, ho subito una sconfitta 1-0 solo per quella schifo di Torre Inferno. Vediamo insieme il replay. Allora, il Pekka, essendo lento, non riesce ad arrivare al Torre Inferno. E la Torre Inferno intanto l'ha già praticamente ucciso. E visto che la Torre Inferno costa 5, tu la piazzi finché arriva il Pekka da in fondo, non gli fai niente, cose così. Allora, prima butto il cavaliere, poi visto che stava là, gli butto un Pekka. E per dare un po' di supporto, ecco, lui mette subito quel pezzo di merdone. Guardate il Pekka come viene ucciso a sangue dalla Torre Inferno. Poi l'ha perfettamente giocato i barbari in modo tale che il Pekka era distratto. Io non li uso più sinceramente perché sono obsoleti nel mio mazzo, visto che c'è molti danno splash. Poi lui gioca molto bene il razzo che praticamente ha dato il colpo di grazia alla mia torre, come vedete dopo. Metto coppia principe nero e lui intanto mette i goblin, che ovviamente io ho fatto subito con il principe nero che fa danno avea. Il principe va ad attaccare la torre, poi stregone, combo stregone principe, lo vedo così. Il principe nero intanto sta là bello per i fatti suoi, uccide la torre. Con un po' di truppette tenta di buttarle giù i barbari. Comunque i goblin lancieri all'otto non scherzano, perché comunque fanno un po' di danno. Cioè, come potete vedere, ora lui mette il mortaio e poi con la Torre Inferno tranquillamente distruggermi. Guarda, è pazzesco. Aspetta il mio Pekka, lo aspetta, è un vero stronzone. Aspetta il mio Pekka che viene ucciso dalla Torre Inferno, non arriva manco pagato. Poi lui gioca tattica goblin paraculo al stregone di ghiaccio, che non l'ho capita sinceramente. Inizia a menacchiarmi un po' qua la mia torre. E quando la mia torre deriva abbastanza danni per il quale qualsiasi truppa praticamente, cioè in modo tale che il razzo colpendola la distrugge, aspetta quel momento e la torre è bella che fottuta. Guardate un po'. Bam, razzo. Anzi no. Eh sì, ma usa il razzo. In pratica, bam. Lui ha giocato molto molto bene, anche perché avevo un mazzo praticamente fatto apposta contro il mio. Cioè, con che la Torre Inferno è una delle poche carte che con pochissimo riesce a uccidervi il Pekka, che ha fatto facile visto la sua impressionante vita a livello 4 di 3400, quant'è? 458, visto che comunque lui mena parecchio, no? Comunque qualsiasi carta è un po' difficilotto che la uccide, soprattutto anche con i danno ad aria dietro. Cioè, comunque non so come schifo lui abbia fatto. Va bene. Spero che il video vi sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se volete entrate nel mio clan bello fresco fresco, che c'ha soltanto due membri, io e un mio amico di classe.
trofei necessari sono 800, quindi neanche moltissimi. Spero che il mio video vi sia stato effettivamente utile e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao!